Ciao a tutti, volevo chiarire una polemica nata nei giorni scorsi anche da parte di alcuni parlamentari del Partito Democratico che farebbero meglio occuparsi di scrivere leggi, circa il fatto che vorremmo mettere un bavaglio alla Commissione Trasparenza presieduta da un consigliere del Partito Democratico. Non è assolutamente così, ma anche all'esito di una riunione fatta con tutti i presidenti di Commissione per armonizzare gli orari delle commissioni, abbiamo semplicemente detto, peraltro tutti i presidenti, al Presidente della Commissione Trasparenza, che la Commissione deve essere convocata negli orari concordati e che soprattutto deve attenersi a quelle che sono le competenze previste dall'articolo 97 del regolamento dell'Assemblea Capitolina. Per questo motivo abbiamo chiesto anche un parere ai competenti uffici del Comune di Roma, competenti uffici che hanno confermato questo, peraltro allegando anche altri pareri resi in precedenti consigliature, vale a dire che la Commissione Trasparenza deve essere convocata negli orari concordati anche per armonizzare il lavoro delle commissioni insieme a quello dell'Assemblea Capitolina e soprattutto che deve rispettare quelle che sono le competenze previste dall'articolo 97 del regolamento dell'Assemblea, competenze che vertono sulla legalità dei procedimenti amministrativi, dei bandi di gara, sul rispetto da parte della Giunta e sull'esecuzione da parte della Giunta di quello che è il programma, di quelli che sono gli indirizzi, sulle prerogative dei consiglieri, in tema di partecipazione popolare, di partecipazione dei municipi, ma non può convocare al di fuori di queste competenze. È anche statuito che alcune delle convocazioni che sono state fatte da parte della Commissione di Trasparenza esorbitano queste competenze. Quindi, caro Palumbo, nessun bavaglio, ma rispetto delle regole, degli orari e delle competenze.